Abbiamo proprio qui ai microfoni Antonio Rezza e Flavia Mastella, due comunicatori involontari, come amano definirsi. Una foto adesso mentre... Bellissimo. Allora salutiamo... Ok, allora io vi ringrazio che siete, cioè anzi che ci avete concesso questi due minuti proprio prima di ritirare questo premio. Ciao Flavia. Ciao. Ciao Antonio. Ciao. Ciao, ok, saluti insomma di rito. Io vi faccio una domanda semplicissima: voi vi sentite più comunicatori involontari di cinema, di teatro, di letteratura, di arti figurative, visto che toccate tutti questi campi con la vostra, il vostro progetto artistico? È un poco tutto, cioè l'involontario appunto, quello che fa, comunica. Sono d'accordo. Assolutamente sulla stessa linea. Voi oggi ritirate il premio Rosa d'Oro qui alla Milanesiana. L'anno scorso, se non erro, proprio in questo periodo, ritiravate il Leone d'Oro alla carriera per il teatro. Premi prestigiosi, ma che si aggiungono ad una lunga lista di riconoscimenti. Voi vi riconoscete in questi premi o vi basta la riconoscenza del pubblico come noi? No, ci fanno piacere i premi, come si fa piacere il... chi ci vede quando è contento, chiaro che ci fanno piacere solo quando arrivano pensando a chi non li vincerà mai, c'è il gusto perverso del vedere l'altro sconfitto, irrimediabilmente sconfitto, in ginocchio, chiunque in ginocchio senza bisogno di mettere un crocifisso davanti, ecco questo è il senso che hanno per noi i premi, vedere il prossimo in ginocchio. Niente riconoscenza allora. Beh, io penso che molto lo dobbiamo appunto alle persone che sono sempre venute a vedere le cose nostre. È grazie a loro che c'è stata questa confusione che ha permesso di prendere tutti questi premi. Certo, condivido. Ha detto una cosa importantissima Flavia. Ma sulla confusione? No, sì, esatto. Infatti ci avete confuso tanto, ma ci avete regalato veramente dei sensi che noi, a cui non eravamo riusciti ad arrivare. Io sono qui con Giulia, la mia co-conduttrice, che ha delle domande serie per voi, perdonatemi. No. Io dopo il vostro sfratto da Nettuno, che abbiamo seguito dal centro in cui insomma non vi hanno più permesso di fare, ho letto questa notizia, ma vorrei sapere da voi, è vero che Sgarbi vi ha invitato a fare una residenza a Urbino? È vero che state mettendo in scena la Calandria di Dovizio da Bibbiena? Però ve lo chiedo. Allora, no. Allora Sgarbi gentilmente ci ha offerto ospitalità ad Urbino, perché quello che ci è successo è un paradosso. Come ci ha offerto ospitalità a Ferrara, come Roma, come Palermo, come Fiumicino, come Civita Castellana. Ognuno ci vuol dare un palazzo e quindi abbiamo ringraziato Sgarbi come tutti gli altri dell'ospitalità che ci vorrebbero concedere, però noi non andiamo via da dove stiamo. Riguardo all'opera, no, non facciamo quell'opera di cui parlavi, perché abbiamo troppe cose indietro, anche per colpa di questo sgombero. Ok, quindi non smentita possiamo. La notizia. Sì. Io poi ho un'altra domanda che ho in testa da quando ho visto Fratto X. Esiste ancora la spensieratezza? Possiamo ancora permetterci di essere spensierati? Speriamo di no, sarebbe una colpa. No, penso di sì. Io penso di sì. Pensiamo sempre il contrario, io, Antonio, è quella la nostra forza. Se la spensieratezza è collegata alla deficienza, no. Se è uno stato libero della mente, sì. Quello intendevo io. D'accordo. A me mi sembra che oggi c'è un progetto che porti ancora di più, è sempre stato così, a far diventare deficiente chi cammina, quindi mi accorgo questo, non è casuale. Ma so che ve l'avranno chiesto in molti, ma i prossimi progetti? Invece che cosa? Smentita la Calandria, che cosa invece, su cosa state lavorando, se si può dire? Ma sui film e sullo spettacolo nuovo, su tutti i film arretrati che abbiamo da montare e sullo spettacolo nuovo.
Io ho una domanda da un vostro ammiratore, Maurizio Porcu. La domanda che lui vi avrebbe fatto stasera se fosse stato qui è: avete un film vostro preferito che vi riporta al vostro periodo dell'infanzia, sia nel bene, di altri autori, sia nel bene ma soprattutto nel male? Ci devo pensare un attimo. Passo ad Antonio. Ce l'avevo il film preferito, non lo so, ho visto... Vabbè, qualcosa che tu, cioè, pensi alla tua infanzia e c'hai, cioè, tac, quel fotogramma, quel photo finish. Vabbè, o Lynch, o qualsiasi cosa di Lynch, oppure Fando e Elise, che è un film che mi ha consigliato Flavia, che è una delle cose più belle che ho visto, quello di Jodorowsky, no? Ah, sì. Io invece, quando penso alla mia infanzia, diciamo alla mia tarda adolescenza, è La città delle donne di Fellini, bel film. Insomma, sì, grandi riferimenti. Tragedy dei Bee Gees, aggiungerei. come colonna per te. Madonna, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo. Faremo uno speciale su Radio Nolo. Nolo vi invita, in realtà, voi conoscete, voi avete fatto Milano via Padova. Nolo è questo quartiere, si è preso sto nome, ma Nolo è anche via Padova. E ci piacerebbe tantissimo ospitarvi in qualche casa, come avete fatto con la Tegola, il caso. Se vi va... Bene, se no, perché no? Perché non lo fareste a Nolo? No, no, lo faremmo dappertutto. Il problema è organizzare. Se organizzate, noi veniamo. Noi le case, le persone che hanno voglia di voi le mettiamo a disposizione. Nolo è pronta. Però è una disciplina molto faticosa quella della Tegola, il caso, perché noi non sappiamo niente, andiamo dentro, diamo le caratteristiche, poi entriamo dentro le case e improvvisiamo direttamente. È faticosa per voi? Sì, è molto faticosa, sì. Beh, ci faremo perdonare con, non so, con quello di cui avete bisogno. Soldi pochi, però, perché noi siamo un quartiere povero. In natura. In natura, guarda, possiamo offrire tutto quello che volete. Il 25 luglio facciamo una pasta asciuttata in piazza, quindi ci organizziamo con queste cose. Io vi saluto, vi state preparando al premio. Complimenti. C'è lo stesso microfono nostro, guarda. Grande. Uguale, questo qua. Sì. Bene, grazie ancora. Grazie.